Bentornati su Sterrato. Oggi siamo qui per il secondo episodio di Dirty News. Siamo tutti gli effetti a gennaio, quindi sono le notizie di dicembre. Però vabbè, dai, non facciamo i pignoli, dai, parliamo un po' insieme delle notizie del mondo del trail running. Esattamente. E non solo, correlate al mondo del trail. Partiamo subito con un collegamento al primo episodio, al nostro episodio pilota, salutando e ringraziando Alberto Ferretto, che ci ha mandato il libro Vulnerabili, ossia il suo libro scritto da lui insieme a altre 12 persone, che raccontano un po' di storie molto interessanti, che non parla di corsa, non parla di trail, ma anche sì, parla di vita. Esatto. Comunque il titolo è molto molto bello, il progetto non voluto da Alberto Ferretto. Come si dice, la didascalia, non so, la frase che c'è qua sotto, quindi piccolo il payoff. Progetto non voluto di Alberto Ferretto, quindi questa cosa già stimola molto la curiosità. In più è, come diceva Paolo nel nostro primo episodio di Dirty News, è molto molto bello anche a livello di cura del prodotto e cura della parte grafica, delle immagini. Veramente molto molto figo. Molto figo. Adesso me lo presti. Esatto, esattamente. Grazie mille, così me lo leggo anch'io. Altro collegamento brevissimo, sempre all'ultima puntata, proprio così per toccarla sì, un po'. Sì. Parlavamo di persone che fanno atleti, appunto, che hanno dei momenti di down e magari lo condividono anche sui loro social. Sono capitato, swipando sul profilo di Fabiola Conti, che avevamo intervistato, anzi avevo intervistato io, però dopo è successo tutto così di colpo, ed è anche un po' per quello che abbiamo smesso di intervistare gli atleti. È un'intervista che da YouTube l'ho tolta, su Spotify invece l'ho mantenuta. Io non mi ricordavo neanche l'avessi fatta. Vuoto totale. Comunque si parlava molto di Dynamo, del brand che la sponsorizzava, ma dopo praticamente è successo quello che è successo, e quindi non aveva neanche senso lasciare lì, anche perché poi come atleta lei è cambiata molto, e anche per questo infatti toccata e fuga su questo topic. Non ho capito benissimo i suoi post, ha perso motivazione, non sta appunto correndo, non si capisce, magari riguarda la famiglia, riguarda il lavoro, però comunque è giusto tirarlo in ballo ancora questo topic perché alla fine io, leggendo il libro Vulnerabile di Alberto, ho trovato proprio questa tematica molto forte, ossia lo sport fa parte di noi, ci aiuta in molte circostanze, ma in altre circostanze invece diventa quasi un muro dove ci andiamo a scontrare e che va comunque affrontato. Quindi ragazzi, bisogna affrontarlo e bisogna assolutamente venirne fuori sempre nel migliore dei modi. E ovviamente concludiamo augurandoci che sia tutto a posto per esatto. Fabiola, e che sia solo sia una sua scelta consapevole il fatto di accantonare un attimo la corsa per dedicarsi a tutt'altro. Andiamo avanti con la prima vera news, e in ordine un po' sparso iniziamo subito da un tema che avevamo già trattato anche nell'altra puntata, ossia World Trail Major, che è il nuovo circuito incredibile di trail running a livello mondiale, delle gare super top, e ha annunciato finalmente il Monte Premi. Un ricchissimo Monte Premi di 47.000 euro, ossia il nulla più penoso, davvero, veramente brutto. Io ci sono rimasto male, cioè io non sono assolutamente un atleta che potrà mai aspirare a quel tipo di Monte Premi, ma anche solo pensare di poter aspirare a vincere, cos'è, 12.000 euro se vinco, cioè, praticamente almeno due gare da 160 km sparse per il mondo. Cioè, davvero, cioè, non ha senso. Cioè, con 12.000 euro non copri neanche le spese di partecipare a quelle tre gare esatto. che dovresti vincere. Senza considerare il fatto che se riesci a vincere quelle gare vuol dire che molto molto probabilmente è il tuo lavoro, quindi lo fai tutti i giorni. Non ha senso questa cosa. Cioè, 47.000 euro di monte premi totale, diviso tra atleti maschili, atleti femminili e atlete femminili, cioè penoso. Quindi siamo partiti proprio male, secondo me male. Invece, seconda news, sempre rimanendo sulla tematica di circuiti, Golden Trail World Series ha annunciato anche lei le nuove date e soprattutto le nuove gare del circuito.
E in questo caso però la brutta notizia è che l'Italia praticamente viene totalmente estromessa dalle Golden Triangle Series. Siamo in lutto, raga. L'anno scorso avevamo la gara Ultra Dolomite. Avevamo Ultra Dolomite e soprattutto abbiamo avuto la finale, in Liguria. Quest'anno niente. In compenso ci sono due nuove gare in Asia. Una nuova gara in Polonia e un'altra gara negli Stati Uniti, questo più che altro per agevolare gli atleti che se devono andare negli Stati Uniti e gareggiare per una gara non ha granché senso. Diciamo che anche interessa, immagino, la Golden Trail World Series andare dove c'è più possibilità di mercato. Infatti una nota positiva da tutto questo è che comunque l'anno scorso è stato il primo anno in cui una competizione di trail è stata trasmessa in molte televisioni anche pubbliche, uh-huh, e quindi si poteva tranquillamente guardare su Eurosport e ha avuto una visibilità pazzesca, soprattutto degli ascolti molto molto alti, al pari di altre competizioni come ad esempio i mondiali di mountain bike, e comunque vuol dire che c'è interesse, quindi si può andare in quella direzione. Altra news che ci riguarda da vicino e che per quanto mi riguarda è stata veramente bella da sentire, riguarda il mondo del Thor, quindi una delle cose, delle gare più belle, più entusiasmanti che ci siano in Italia. Diciamolo in tutto il mondo, perché alla fine Europa, il Thor, vengono a correrlo da tutto il mondo. Quindi subito, anche per il fatto che vengono a correre da tutto il mondo, vengono anche da vicino, vengono anche dalla Francia, e viene quest'anno 2024 alla partenza del Thor 330 ci sarà il nostro amato François Daen, uno dei trail runner più vincenti della storia, che porterà molto molto pepe nel Thor, visto che è anni che viene detto che pur essendo una competizione fighissima Non ha il livello elite. Che dovrebbe avere. C'è comunque da dire che è una gara da 330 km e al mondo non è che ci sono tante persone che a livello proprio di elite riescono a mantenere degli ottimi ritmi su quel tipo di distanze. Noi abbiamo il nostro incredibile Franco Collet e vedremo a questo punto dove ci porterà questo François Daen. Can't wait. E in più quest'anno, altra news sempre sul Thor, una distanza nuova, nel senso che viene aggiunta la distanza da 100 km, ossia il Thor 100, perché c'è la distanza da 30 km, la distanza da 130 km, la distanza da 330 e la 450, mm-hmm, viene aggiunta questa nuova distanza da 100 km che si chiama Cervinia-Courmayeur. In pratica si vanno a collegare le due montagne più pazzesche del nostro arco alpino, certo, e da questo filo di atleti che correranno appunto sui 100 km. Devo essere sincero, mi ispira non poco. Anche perché 100 con 8000. Sì, 100 km con 8000 metri di dislivello. Beh, dai, praticamente è una lutte un pochino più sofferente. Quindi è veramente veramente interessante, ti dirò, anche a me ho detto bah. Bene, prossima news. Allora, qui andiamo sul comparto tecnologico, mm, e infatti a me ha stuzzicato un po' questa news di Suunto, brand che noi bene o male non abbiamo mai trattato, perché fa degli orologi che è abbastanza basic, si può dire, per il trail. Allora, esteticamente top, fighissimi. Però un po' troppo indietro, sempre troppo indietro rispetto a Garmin. Esatto. Diciamo che se hai un Garmin di fascia alta, quando guardi a che cosa potresti comprare come altro giro tecnologico, o vai su Coros oppure Polar, Suunto e altri. Quantomeno per il mondo del trail running, perché poi Suunto, se non sbaglio, va tanto per l'alpinismo. Sì. Però vabbè, ma parliamo del nostro. Comunque ha lanciato il nuovo Suunto Race, che è proprio dedicato al mondo della corsa su strada, quindi asfalto, okay, a perdita d'occhio, ma l'ha accoppiato alle nuove Suunto Wing, che sarebbero delle nuove, tra virgolette, cuffie a conduzione ossea, che sono praticamente la copia sputata delle Aftershocks o delle Shocks. Delle shocks. Sarebbero interessanti da provare. Ma allora, se ci mandasse tutto Suunto, va bene. Se volete Suunto, mandatecele, altrimenti non penso che le comprerò. Le dropperesti? Alla fine con le Shocks mi trovo molto bene.
Però secondo me hanno fatto bene a andare su quel mondo lì. Effettivamente c'è solo quel brand. Effettivamente l'accoppiata orologio da strada e cuffia conduzione ossea non è sbagliata, perché no, comunque chi fa tanto sta. Asfalto alla fine le cuffie se le mette, perché per forza, cioè, a correre sulle praterie di asfalto ti spacchi. Sì. Purtroppo lo ben so, ultimamente sto facendo solo asfalto e solo lunghi su asfalto, quindi però comunque hanno fatto bene secondo me. Arriviamo un po' alla chiusura di questa puntata con gli ultimi due topic che sono un po', più che delle news, sono dei topic che apriamo. Ragionamenti sparsi, esatto. Così. Il primo che riguarda Salomon, infatti se tenete d'occhio il trail mercato avrete notato che l'incredibile Davide Magnini ha tolto, ha sfilato l'anello di Salomon dalla sua mano e è pronto a sposarsi con qualcun altro. Ad oggi bella che registriamo questo paragone con il matrimonio. Beh, è interessante. Beh, lo diciamo, Davide Magnini praticamente dieci è cresciuto anni. Con Salomon 10 anni. Sono tanti anni. Ma non anni. Solo lui, anche Riccardo Borgialli, cioè, ma ce ne sono tantissimi, sì. Tantissimi soprattutto atleti italiani che se ne sono andati, che è finito il loro contratto probabilmente e quindi e non l'hanno rinnovato. Ed è molto molto curioso, siamo molto curiosi di sapere, girano un po' di voci, non ci vogliamo sbilanciare a dirle, ma veramente ci sarà qualcosa di spicy secondo noi sul mercato del trail in questi giorni, esatto, perché siamo a inizio gennaio, si dice entro metà gennaio escano, diciamo che i rumors battono sul 15 gennaio, ecco. Quindi non so, o 15, faccio uscire 15. Questo video prima altrimenti vediamo esatto. Invece l'altra questione si apre, la chiusura di oggi, l'altro topic da aprire per chiudere un po' le dirty news di questo gennaio nasce da un paio di commenti che sono usciti sotto la recensione delle Norda 002, dove alcune persone hanno voluto fare i pignoli e far osservare il fatto che le scarpe e comunque i materiali da trail costano sempre di più. Cioè chi aveva iniziato 8-10 anni fa si trova a dover sborsare molti più soldi rispetto agli anni passati per comprare le scarpe. E siccome Paolo Comparin ha chiaramente dei problemi, come tutti noi per carità, ma lui più di altri, ho detto andiamo a fare i pignoli, andiamo a vedere quanto costava una Speedgoat 1 e nel lontano la Speedgoat 1 era uscita 7 anni fa. Era uscita la Speedgoat 1 e costava la bellezza di $140. Io allora ho detto, prendiamo quanto costa la Speedgoat 6 e la Speedgoat 6 all'uscita sul mercato internazionale $155. Esatto, $155. Se però andiamo a fare i conti della serra, è qua che arriva Paolo Comparin. Se andiamo a fare i conti della serra, sull'inflazione, sul cambio di potere d'acquisto, disagio. Quant'è la Speedgoat 6, se andiamo a guardare l'inflazione, proprio così a caso. Sì, non buttiamo troppi termini, esatto, economici, che non è quello che ci compete. Però avete capito, nel tempo si perde potere d'acquisto con la stessa quantità di moneta, ok? Troviamo che dovrebbe costare $178, quindi in realtà non stiamo pagando così tanto. No, in realtà costano praticamente uguale, è che con il tempo tutti i prezzi continuano ad aumentare, se no non avrebbe senso la classica canzone del cazzo degli anni 50, se potessi avere 1000 lire al mese. Cioè, raga, è normale che cambi il potere d'acquisto negli anni. Perché è una cosa brutta, succede. Sì, è brutto. Ed è un classico, perché ci viene spessissimo da dire, appunto adesso cercando di restare seri, effettivamente ogni anno costano di più le scarpe. Cioè, siamo d'accordo su quello, ma perché ogni anno tutto costa di più e lì arriviamo sui discorsi che gli stipendi sono sempre quelli, vabbè, ma non sono cose che ci competono. Però grazie al cielo, dai, alla fine queste Speedgoat 6 non costavano €180, ecco, $180. Esatto. Quindi ci va anche bene. Poteva andare peggio. Poteva piovere, cheat.
E direi che con questo noi vi abbiamo raccontato un po' quelle che sono le notizie spicy, piccanti, fangose, infangate. Visto che bravi che siamo stati, siamo riusciti a mantenerlo per 2 mesi. Chissà se riusciremo a mantenerlo per 3. A me piace comunque questa cosa, perché aiuta anche me personalmente a stare sul pezzo poi con i topic che vengono tirati fuori sul gruppo Telegram. E infatti io avevo quasi l'intenzione di aggiungere un topic dentro a Sterrato nel gruppo Telegram, dove siete voi a suggerirci i topic da trattare nella rubrica di Dirty News. Vero, ha senso. Così possiamo evitare di metterci noi a scrollare e cercarli per voi. Direi che con questo da Sterrato è tutto. Alla prossima. Mi sono dimenticato di dire, calmo, che dovete assolutamente iscrivervi al canale, perché ci aiuta a crescere e portare nuovi contenuti. E se il video vi è piaciuto, cliccate like e droppateci un commento.